nevica un po', più per il paesaggio che per la pista. Stanotte è nevicato, abbiamo avuto una buona fortuna, che non ci ha accompagnato nei precedenti 15 giorni dove abbiamo lavorato parecchio per portare neve artificiale e coprire la 5 km indispensabile a fare la Coppa Europa. Papà, organizzatore, sì, lui ha, fino adesso è stato più agitato lui, magari in questi due giorni sarò io. Sicuramente vedere tutti questi atleti gareggiare sul campo di gara dove ho iniziato a mettere gli sci da fondo è una grande emozione, è bello perché vuol dire che è una pista competitiva. È ormai due anni e mezzo che ho smesso la mia attività di atleta e vedere questi atleti gareggiare li ammiro proprio perché so dietro quanto allenamento e quanto impegno c'è. Per quanto riguarda la pista, sicuramente molto impegnativa perché bisogna stare su con le antenne, c'è un lungo tratto pianeggiante dove bisogna comunque continuare a lavorare molto, ma non far troppa fatica perché poi il resto della pista, soprattutto con il salitone del terzo chilometro, bisogna sapersi gestire molto bene. Sui 5 km, dunque il giro secco per...
comandare le operazioni, Tommy Thomas Morinelle, va a vincere la Continental Cup.